pace a tutti! Siete pronti per cominciare? Allora prepariamoci per l'ascolto di molti cantici che dedicheremo a Gesù e leggeremo dalla Bibbia alcuni suoi insegnamenti. E dopo di me vi terranno compagnia Samuel ed Elisabetta. Bene, allora cominciamo subito. E siccome all'ascolto di questa trasmissione sono invitati sia piccoli che grandi, quale cantico ascolteremo, Manuel? Mio Gesù, mio Redentore. Che ci dice che i grandi, i piccoli e i lattanti possono lodare Gesù. Allora buon ascolto a tutti voi con la pace di Gesù. Gesù, mio Redentore, della vita il buon pastore, vieni, vieni, non tardare, vieni presto qui a regnare, grandi, piccoli e lattanti, ti rodiamo quanti, ecco gli angeli del cielo, formeremo un bianco velo, e la sposa tua gloriosa splenderà tutta radiosa, tra le vergini più belle, splendenti come stelle. Mio Gesù, mio Redentore, della vita il buon pastore, vieni, vieni, non tardare, vieni presto qui a regnare. Gesù,
Ora stiamo ascoltando il cantico dal titolo La gloria sublime gli appartiene. Thank you.
Così abbiamo insieme ascoltato un paio di cantici e adesso Manuel ci leggerà qualcosa che Gesù ha detto un giorno ai suoi discepoli. Sì, Gesù con alcune parabole spiega ai suoi discepoli com'è il regno di Dio. Se volete lo potete trovare scritto nel Vangelo di Matteo capitolo 13, versetto 31. I discepoli chiedevano a Gesù spiegazioni sul regno di Dio, perché sapevano che chiunque poteva appartenere a quel regno se avesse scelto di seguire Gesù, sapevano che Dio ne era il re. Ma com'era il suo regno? Gesù disse loro che il regno di Dio era come un granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, ma dà origine a una pianta più grande di tutte le altre dell'orto. Diventa un albero tanto grande che gli uccelli vengono a fare il nido fra i suoi rami. Per spiegare ancora la stessa cosa, Gesù raccontò un'altra parabola. Il regno di Dio è simile a un po' di lievito che una donna ha preso e mescolato in una grande quantità di farina. E a un certo punto tutta la pasta è lievitata. Queste due parabole indicano che il regno di Dio può iniziare in modo impercettibile e poi crescere enormemente. Anche un sì Gesù io credo, appena sussurrato, può essere l'inizio di una fede grande e sincera. Gesù parlava spesso per mezzo di parabole, in modo che i suoi ascoltatori potessero comprendere meglio, con esempi pratici, i suoi insegnamenti. Poi le spiegava, affinché i suoi discepoli crescessero in sapienza e virtù. E voi sapete com'è il regno dei cieli? Ce lo dice il prossimo cantico, il suo titolo è proprio Ha promesso immensi cieli. Di giorni quando il sole non
Adesso stiamo per ascoltare l'ultimo cantico, che si intitola Solo per Gesù. Ma non disconnettetevi dalla nostra pagina Facebook o dal nostro canale YouTube, perché dopo di me ascolteremo Samuel ed Elisabetta. Anche oggi abbiamo lodato Gesù e imparato che il suo regno è per tutti quelli che lo amano e lo servono qui in terra col cuore. Grazie a tutti voi per l'ascolto e grazie a Manuel per averci fatto ascoltare questi cantici che ci hanno consolato e ci hanno parlato del regno di Dio. Grazie a Gesù che anche oggi ci ha voluto benedire.
Adesso vi salutiamo e vi lasciamo in compagnia di Samuel ed Elisabetta. Pace a tutti e alla prossima volta!